E questo il vero volto di Gesù, svelato l'uomo della sindone nella cattedrale di Salamanca. La scultura iperrealistica porta ferite su tutto il corpo, il viso è tumefatto, i capelli sono intrisi di sangue. E l'uomo della sindone che si può vedere nella mostra The Mystery Man nella cattedrale di Salamanca. Ci sono voluti una quindicina di anni tra studi, realizzazioni del corpo e del percorso propedeuco. L'esibizione è stata aperta in questi giorni nella città spagnola che, con i riti della Settimana Santa, ogni anno rievoca in maniera monumentale la passione di Cristo. L'obiettivo è che questa mostra diventi pellegrina non itinerante, spiega Francisco Moya, a capo dell'Arti Splendore, la società che promuove l'evento. Aggiunge che arriverà anche a Torino, la città della sindone, e a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2023 e forse anche a Roma per il Giubileo del 2025. Abbiamo appoggiato questa iniziativa sin dal primo momento, ha sottolineato in una conferenza stampa il vescovo di Salamanca, Monsignor José Luis Retana Gonzalo. Ora i nostri occhi possono vedere davvero che cos'è stata la passione, la sofferenza di Gesù. I curatori della mostra hanno spiegato che le informazioni ricavate dalla Sindone di Torino e le nuove tecnologie hanno portato ad un risultato che finora non è mai stato realizzato. Una figura iper